Ragù alla bolognese classico. Ricetta originale, depositata presso la Camera di Commercio nel 1982. Seguiremo scrupolosamente la ricetta depositata dall'Accademia della Cucina Italiana. Gli ingredienti per ottenere 8 porzioni di ragù sono i seguenti. 600 g di manzo, cartella o fesone, macinata grossa, 100 g di burro, 300 g di pancetta di maiale macinata fina, 1/4 litro di vino rosso, 600 g di passata di pomodoro o di pelati, 0,5 litro di latte intero, 100 g di cipolla, 100 di carota e 100 di sedano. Iniziamo preparando gli odori, tagliandoli finemente. Mentre procediamo con il taglio, un piccolo inciso a proposito di questa ricetta del ragù alla bolognese classico, la quale è essa stessa un prodotto di sintesi di molteplici variazioni sul tema. Basti pensare che nell'Ottocento, così come descritto da Pellegrino Artusi nel suo manuale, non era previsto alcun uso di pomodoro. O più recentemente, con variazioni sul tipo di vino da utilizzare, sulla carne ed in generale sulle proporzioni degli ingredienti. Attualmente la versione tradizionale più diffusa a Bologna, seppur con variazioni da famiglia a famiglia, è quella depositata presso la Camera di Commercio, ovvero la nostra ricetta del giorno. In sintesi, sentitevi sempre liberi di modificarla a piacere, se vi aggrada. Tornando a noi, non appena terminato con il taglio, su di una padella o tegame adatto, con diametro suggerito di 20 cm, si farà sciogliere il burro e verranno uniti sedano, carota e cipolla. Faremo appassire dolcemente i nostri odori e quindi aggiungeremo la pancetta, facendo attenzione ad inserirla al centro della padella, spingendo gli odori verso la periferia. Alternativamente, si può sciogliere la pancetta prima degli odori, a vostra totale discrezione. La sequenza di cottura, infatti, dipenderà soltanto da considerazioni pratiche e non da scelte gastronomiche. Quando la pancetta sarà in parte sciolta ed in parte cotta, sarà il momento del manzo. Cuoceremo a fiamma media fino a far sfrigolare il nostro ragù. Quando il ragù alla bolognese sarà piuttosto asciutto, aggiungeremo il vino. Un po' per volta, per non abbattere troppo la temperatura di cottura. Il vino si lascerà evaporare e quindi ne verrà aggiunto dell'altro. La ricetta originale valuta la quantità di vino in termini di bicchieri. Precisiamo che un bicchiere è un'unità variabile, che può oscillare dai 100 ai 250 millilitri. Anche in questo caso sarà la vostra discrezione a scegliere la quantità giusta. Noi, per il nostro ragù, aggiungeremo 1/4 litro di Chianti Classico. Morbido e vellutato, avrà la sua acidità perfettamente stemperata dal latte che verrà aggiunto a fine cottura. Terminato con il vino, verrà aggiunto il pomodoro. La scelta del pomodoro è a vostra discrezione. Potrà essere passata, polpa, pelati schiacciati o una combinazione di essi. Qui abbiamo selezionato un sugo di solo passata, perché riteniamo enfatizzi meglio il prodotto finale. Incorporato il pomodoro, socchiudiamo con un coperchio e faremo cuocere a fiamma bassa per almeno 2 ore, aggiungendo all'occorrenza del brodo di manzo.
Durante questo tempo, il ragù raggiungerà la sua piena maturazione ed il suo sapore ricco e complesso sarà quasi completamente costruito. Siamo ora giunti al tocco finale. Aggiungeremo ora il latte intero. Ne verseremo un po' per volta e quando incorporato ne aggiungeremo dell'altro. Nel ragù alla bolognese classico, il latte intero ha una funzione fondamentale. In primo luogo, smorzerà l'acidità del pomodoro e del vino. Ed inoltre, grazie ai suoi grassi e proteine, donerà al ragù una piacevole morbidezza. Nel complesso, renderà il ragù alla bolognese classico vellutato e delicato. Anche durante questa fase non bisogna aver fretta, ma occorre lasciare cuocere il ragù per circa un'ora a fiamma medio-bassa, facendo attenzione che non si asciughi mai troppo, ma che non sia nemmeno un brodo di latte. Soltanto verso il termine della cottura sarà il momento di salare e pepare. Ed ecco il nostro ragù bolognese classico, ricetta originale. Come bonus, vi facciamo vedere come utilizzarlo con delle tagliatelle. Per fare le tradizionali tagliatelle al ragù bolognese. Per 4 faremo cuocere circa 250 g di tagliatelle, le quali possono essere facilmente fatte a casa, come mostrato in uno dei nostri video, o altrimenti comprate dal vostro pasta all'uovo di fiducia. Non appena cotte, circa 1-2 minuti, aggiungeremo la metà del ragù appena fatto, equivalente a 4 dosi. Il rimanente ragù alla bolognese classico suggeriamo di dividerlo in porzioni. Infatti, il ragù alla bolognese è facilmente conservabile sia in frigo che in congelatore. Una curiosità a proposito del nome ragù, che deriva dall'antico francese ragoûter, che significa far rivivere il gusto. In generale, con il termine ragout si intendono tutte quelle preparazioni in cui la carne viene fatta a pezzettini o macinata e quindi cotta in umido, a fuoco basso, per lungo tempo. Ed ecco le nostre tagliatelle al ragù bolognese classico. Assolutamente irresistibili. Naturalmente ci sono mille altri modi per utilizzare il ragù. Per esempio con la polenta, o per creare il classico piatto della domenica. Lasagne alla bolognese. E buon appetito! Iscriviti per più ricette così dall'Italia ed oltre. Man, that's delicious. Wanna try it?